feelings, what it says here. Pay attention, talk and enjoy. Feeding. Well, we saw it, but you didn't. Games play is frequently. Più frequentemente si intrattiene nel gioco. Relating, we put it in rarely, probably because she might have needed more work to continue. Doveva lavorare ancora un po' di più sull'aspetto relazionale, probabilmente, ecco perché su raramente. And then here the other aspects, touching, comforting, posture. E anche tutti questi aspetti sono diventati più frequenti, quello... Understanding emotions more. And more insight about psychiatric difficulties. E quindi anche più. Now I will show to you. I will go to here in order to show to you how we reach to this. You see, this is the girl at the beginning. Is the blue one. Questo è il grafico della bambina. Il blu rappresenta da dove siamo partiti. E il rosso. Is where we e dove arrive. Siamo arrivati sì. Con il trattamento a 3 settimane dopo. Tutte le aree sono segnate sotto gazing dalla 1 fino alla 25. So, you will see how we do it. Vedrete. We use this Excel sheet. Usiamo questo foglio Excel per rappresentare i punteggi? It doesn't work. I thought that it was going to work. Because here, if you see, between 1 and 25 are all the signs that you see in the scale. Qui vedete rappresentati tutti i segnali che dal primo alla 25esima, no? Dall'area 1 alla 25 sono rappresentati nella scala anche. What we go is from here, from this scale, to the next one, to here. We put the information that we have in the scale. Noi praticamente collochiamo l'informazione raccolta all'interno della griglia di osservazione sul grafico che sta qui e che viene rappresentato poi successivamente sul foglio Excel, corretto? Exactly. And we go eccolo. Here. We put, for example, the problem is that because I don't have it with me. I have not. Maybe. Yes, we can. Do we it can together use from here, but it's not the same. For example, we put here 1, 2, 3, 4. 1 is never, 2 is... Ok, ad ogni frequenza è associato un numero. Yes, esatto. 1 is for never. 1 è per mai, 2 per raramente, 3 per frequente, 4 per sempre. Esatto. E poi? Now, the value of 4 and 1 is the same. Adesso il valore dei due estremi opposti, mai e sempre, è lo stesso. I don't know if I put this, for example. This, infatti, you said yesterday that 2 and 3 are the normal. Yes, it's 2 and 3. That's why in this other scheme. In quest'altro schema, infatti. We tried in the middle is what we aim. E infatti nel mezzo, part. Diciamo, tra il 2 e il 3 che si colloca a quello a cui miriamo, no? Yesterday you saw Gregory that it was all frequent because it was perfect at the end. He didn't need any more treatment. Avete visto ieri che Gregory poi si era collocato in questa linea mediana, no? Perché poi alla fine del trattamento lui non ebbe più bisogno di far altro. But in this child we continue seeing her once a week. Ma con questa bimba abbiamo continuato a vedere una volta a settimana dopo. The parents and the child. And then the parents and the child together. Quindi i genitori e la bambina separatamente e poi loro due diciamo insieme la famiglia. To reach more the, for example, more dialogue, more speaking. Per raggiungere ad esempio più capacità espressive, comunicative, più dialogo. For example, here one can see that bubbling is in rarely. We try to have all of this. This one is P.
play alone, because in the scale it is showing that it's playing alone, but in the reality is that she was playing with other people, because she was playing with a therapist and was playing with a mother. So really she went to frequent. Mm-hmm. Poi alla fine è diventato anche rispetto a quel comportamento che era così ancora in elevato, il gioco, no? Il gioco da solo, il gioco solitario, poi è diventato frequente come atteggiamento. Avete coinvolto anche il fratello? Yes. The brother had another therapist, individual, because the brother appeared to be quite psychotic, actually. Mm-hmm. So we put many hours on the brother, and we make the brother be seen by a child psychiatrist, because he started breaking everything and mm-hmm. going to the bathroom, because he was big, he was 12 years old, and breaking everything. Because he was alone, he was locking himself in the toilet uh-huh. and breaking the mirror and breaking the Ha avuto comportamenti più distruttivi il fratello in seguito, quindi è stato seguito attivamente anche in senso psichiatrico per evidenti, insomma, deragliamenti più psicotici, perché rompeva oggetti, si chiudeva nel bagno da solo a chiave, insomma, aveva comportamenti più chiaramente aggressivi con also, sì, lei l'ha detto. Ha detto che c'era also the brother in the familiar session together or just the parents with No. In the family sessions they were all together. Okay. Nelle sedute familiari c'erano tutti, poi c'erano quelle con la coppia, quelle con la bambina, coppia bambina, e poi il bambino era seguito individualmente perché ha mostrato questo tipo di evoluzione. But they consulted because the little one. Yes. Was screaming, yes, and the yes, mother remember. Felt that it was something wrong, and the father, the man, was holding the boy in the arm, yes, and we were always thinking why the man is holding him close to him, mm-hmm. but it was because the brother was crazy, mm-hmm. and the little one, the mother was worried that she would become crazy. But they did not come because of the brother. Mm-hmm. È particolare il fatto che loro sono venuti per il comportamento segnale della bambina, ma che poi noi ci siamo iniziati a chiedere il perché. Ad esempio, anche nel video si vede che il padre tiene, quasi trattiene il bambino con il braccio. Quindi loro non vengono per il bambino, ma vengono per la figlia minore, però poi si scopre che effettivamente questo bambino aveva bisogno di questo tipo di contenimento anche lui, no? Uh-huh. And the German nanny e la tata tedesca big. It was a huge sì, era molto robusta. In order to hold and contain the, anche per contenere il bambino grande, maggiore, quindi yeah. c'era un motivo. Sì. So we had to give a lot of individual hours to the boy and recommend more therapy. Mm-hmm. And the child psychiatrist came to see whether he needed medication. Uh-huh. Quindi è stato anche poi messo in consultazione con lo psichiatra infantile per essere sicuri che potesse servire dell'altro, perché comunque a lui sono state suggerite un numero di ore di terapia poi successive. Like 100 hours. Tipo un centinaio di ore. Per seguirlo in tre settimane, quindi comunque a lui è stato dato del supporto specifico. Sì, 95 hours. 95 ore, 95 per la precisione. He was helped a lot, but we are not talking about him. Ma noi non parliamo di lui adesso. We're talking about how we helped the family, I mean the mother and the child to have a relationship, because it's understandable. È comprensibile che the mother was concerned about the brother. Che la madre fosse preoccupata per il fratello, no? È comprensibile. And that did not have a good relationship with a little one. E quindi potesse non avere una buona relazione anche con la piccola. Of course, the mother must have something wrong. Anche la madre. That didn't help the big one and didn't help the little one. So anyway, this is the work
Ok, anche la madre probabilmente avrà avuto qualcosa che non l'aiutava a essere poi a gestire a pieno per bene entrambi i figli. Esatto, però adesso noi poi ci siamo occupati fondamentalmente nella scala di Matilda. So these changes, this part of the scale that show before and after. Sì. Questa parte della scala che mostra il prima e il dopo. The degree of improvement. Il grado di miglioramento. And here it shows how much improvement there has been interpersonal, sensorial, motor and affect. E qui vedete rispetto al cambiamento che dovremmo avere nell'area interpersonale, sensoriale, motoria e affettiva. Now we do this with this other, with this. And we put, this is the baby, Matilda, and these are 25. Sì, sono i 25. Allora, qui è Matilda, e qui vediamo elements, nella prima linea, no? 25 elementi della scala. Ok. So we put whether it's one, for example, in one, whether it's one, it doesn't work here. But if you have it in Excel, you can change the numbers up here. Here it says. Cioè, qui adesso noi non lo possiamo fare, però sul foglio Excel è possibile modificare rispetto a ciascuno dei 25 elementi rappresentati sul grigio il punteggio relativo. Quindi sopra al numero 1 che riguarda il gazing, al posto di 1 che rappresenta il never, ad esempio potremmo utilizzare il numero 3 che rappresenta il frequent. Esatto. Here is in the follow up. E sotto c'è il follow up, quindi. So here we put, for example, gazing. Yeah. It went up to 3. Sì. That is frequent. Vedete, per esempio, al numero 1 abbiamo modificato e lo abbiamo portato al 3, che è il punteggio frequente. Il bubbling went from 1 to 2. E il balbettio è andato da 1 a 2, migliorato da 1 a 2. So we put here the numbers of the follow up. There are the 25. This second one is the mother. Sotto trovate la scala della madre? Yes, mother assessment. Yes, it is because I read mother assessment 1 to 13. Yes. And here is solo che gli elementi sono 13. Sono okay. Esatto, is shorter because we look at less details. Esatto, noi guardiamo un po' meno nel dettaglio, ecco perché abbiamo da 13 a 25. Also, something important to consider is that we are measuring non-verbal behavior. È importante considerare che stiamo misurando un comportamento non verbale. In the baby, whether in the mother tells many things. Mentre la madre ci dice molte cose. So we have to observe the behavior. She must say, "I love my baby," and she's like that. So we know that she's depressed, and she is saying that she is tired and does a lot of things. But the body, we read the signals of the body and what the mother says. Certo, nel caso della madre abbiamo la fortuna di poter leggere sia il comportamento verbale che quello non verbale, no? E poi metterli eventualmente. So here, by putting these numbers in the assessment and in the follow-up, we have numbers that appear that show to us that that we make the from there is that everything comes into here, into these different percentages of. All the behavior, for example, here we have three behaviors, 1, 2, 3, behaviors that are emotional, affects. So I like to represent it in shorter because when we talk about autism or autistic behavior, we talk about a different interpersonal affect and communication. So we have to put how is the interpersonal changing? Because it's important in autism, but because the scale has 11 interpersonal, I think that is 11 or 12. How many interpersonal?
We have 12 items that are interpersonal. So we reduce it to one by making an average. Certo, per schematizzare, no? Exactly. Per schematizzare nel comportamento autistico, poi questo è molto importante, diceva la professoressa, abbiamo dovuto ridurre l'area, vedete, è importante per trarne una percentuale, per esempio dai 12 item dell'interpersonale e renderli in una sola, per misurare il cambiamento, no? Nelle varie fasi, nel tempo. Mainly because it's important that there are changes interpersonal. And if there are problems, not in the emotions, that it goes from, it's not possible to see very well, but here we see the change. Interpersonal is, it goes, as you can see, it goes from never, many of these low items to frequent, not all of them. Per esempio nel comportamento interpersonale vedete che molti di questi passano dal never al frequente quasi, no? Salgono su i punteggi. In rosso there is nothing that is one. The number 20. Comforting. Comforting. It's never. It's good. Though it's good, she says, because lei dice che il comportamento consolatorio, essendo rappresentato spesso da condotte auto, è positivo che rimanga sul mai. Esatto. Perché non coinvolge quel tipo di consolazione che è fornita dall'altro, ma è appunto succhiare il dito. Mi pare che avevamo succhiare il pollice, toccarsi le mani, giocare da solo, quindi tutta l'abilità del bambino di trovare sollievo, il suo disagio da solo. At the beginning era always and she was playing alone, doing things alone, everything was by herself. I mean, noises that she wanted to hear. Dice all'inizio era tutto da sola, poi evidentemente c'è un errore perché prima ne avevamo trovati un paio nello schema, per cui adesso l'azzurro e il rosso coincidono, però noi prima avevamo rilevato con la professoressa che c'erano nella griglia, erano riportati dei punteggi erroneamente. Che passa?